Ciao, voglio torniamo a parlare di Hi-Fi. Oggi vi parlo delle Beyer Dynamics, poi sarebbe Beyer Dynamics, penso, perché sono tedesche, non lo so, comunque delle Beyer DT150. Allora, queste sono le mie cuffie preferite. Tra tutte le cuffie che tengo, queste per me sono quelle migliori di tutte, perché sono quelle più pratiche, o meglio quelle che ci senti qualunque cosa e non deludono mai. Sono delle cuffie comunque sono quelle cuffie che vanno, non mi ricordo più la parola, sono quelle cuffie che vanno tutte attorno all'orecchia a dinamica chiusa, 250 ohm, e sono cuffie belle grosse, diciamo, sono cuffie che sono anche un po' ridicole quando le indossi, tuttavia sono molto molto leggere, quindi questa eccessività dimensionale non dà fastidio, perché sono veramente molto leggere, vanno bene, sono cuffie famosissime e sono le cuffie che vediamo nelle foto, diciamo, di tutte le persone famose, di moltissime persone famose che registrano, le vedete in testa a David Gilmour molto spesso, per esempio, però veramente chiunque persona famosa qualche volta ha utilizzato queste cuffie, le ho viste tantissime volte. In genere prima nella versione grigia, non questa qua nera. Perché dico che sono le mie cuffie preferite? Perché ci ascolti bene qualunque cosa, ci fai mastering, ci fai tutto, cioè non hanno bisogno di niente, cioè non ci manca niente, hanno questa immersione nel palcoscenico che fa paura, cioè queste cuffie hanno questa cosa che è incredibile, nel senso che se ascoltate Riders on Storm con questa cuffia ad agosto, 32 gradi, tipo una cosa del genere, quando sentite la pioggia all'inizio di Riders on Storm, anche se ci stanno 32 gradi, voglio, vi giuro, vi viene un freddo in gol, cioè proprio iniziate a sentire freddo, vi sentite proprio la pioggia addosso, c'hanno un'immersività pazzesca, c'hanno proprio, sono le cuffie più belle che io abbia mai sentito. Ne ho sentite di cuffie, vi devo dire la verità, però considerate anche che queste costano 130 euro, mi sembra, comunque poco più di 100 euro, non costano molto. L'unica pecca di queste cuffie è che sono 250 ohm, e quindi le dovete, nonostante abbiano, diciamo, un cavo lunghissimo, il che è comodo per registrare e quindi per tenere un monitor, e il fatto che ce l'ha lungo questa cuffia mi fa capire che sono state progettate anche per quella cosa là. C'hanno il jack piccolo, non ho mai capito per quale motivo, perché non ha senso, però vi esce già con l'adattatore fatto apposta qua, cioè già con l'adattatore da 3 a 6, diciamo, che metterete qua e non toglierete più. Tra l'altro il cavo è staccabile, e quindi eventualmente si dovesse rompere, ma voi non lo farete rompere, vero? Lo potete sostituire tranquillamente, nonostante abbia questo brutto connettore, vi devo dire brutto perché hanno questo connettore proprietario che non vi permette di fare una cosa veloce, quindi dovete comprare per forza il loro. Che suono hanno? Hanno un suono piatto, un'equalizzazione piatta che però non è noiosa, nel senso che io non vi so spiegare, non c'è una cosa che tu senti dentro a queste cuffie e dici non si sente bene. In genere le cuffie sono più adatte per una cosa piuttosto che un'altra, per un genere piuttosto che un altro, invece in questo caso quello che ci buttate dentro, quello suona bene, basta, cioè
è una cosa, il rock, il blues, la musica classica, la musica elettronica, l'indie, lo snob, qualunque cosa, veramente, cioè, se prendete queste non avete bisogno di altre cuffie. Poi chiaramente questo non significa che prendete queste e non comprerete mai altre cuffie, lo farete come se lo farete, ma rimarrete sempre delusi, perché queste qua suonano meglio di qualunque altra cosa. C'hanno, vi ripeto, sono molto leggere e c'hanno questo padding sopra, nel, diciamo, sui padiglioni, molto molto comodo. In testa, vi devo dire la verità, non si sentono manco per niente, cioè non danno veramente fastidio. Poi chiaramente c'hanno tutti gli snodi del caso, si allungano, si accorciano, si girano, così, insomma, tante 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 regolazioni per diciamo fittarle sopra le orecchie in maniera comoda. E vi ripeto, sono nonostante siano un po' ridicole, perché sono molto grosse, sono estremamente comode, danno un isolamento dall'esterno molto molto buono. Io non so più che cosa dirvi su queste cuffie, perché, cioè, per me sono perfette, non potete tenerle in testa tanto tempo, ci potete sentire quello che volete, avete bisogno di un, ecco, l'unica pecca è che ci avete bisogno di un amplificatore per cuffie, non lo potete attaccare vicino al cellulare e sentite. Sono durevoli, perché sono, per la maggiore sono tutte d'acciaio, sono c'hanno il cavo lunghissimo, che quindi non avete problemi su questa cosa, ci potete sentire, vi ripeto, qualunque cosa, sono estremamente immersive e rilassanti, e sono onestamente, di tutte le cuffie che ho, a parte le Blue Dio, che servono, diciamo, per un altro motivo, queste chiaramente non è il caso di portarvele in giro nella metropolitana, insomma sarebbe ridicolo. E soprattutto sarebbe scomodo portarsi l'amplificatore per le cuffie, che ci sta, diciamo, portatile, però insomma non è tanto bella come cosa. A parte quello, per l'ascolto da casa, per registrare, per masterizzare, per ascoltare mocio, per tenere il monitor, per qualunque cosa, queste cuffie vanno benissimo e ve le straconsiglio. Beyer Dynamics DT150, io per oggi vi saluto, è tutto, ciao aiuto.